Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cacao e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, latte, cacao amaro, olio di semi di girasole, la scorza di un'arancia, vanillina, lievito per dolci, sale. Per la crema di ricotta, zucchero, uovo e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la ricotta, l'uovo, lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto e 30 secondi. A velocità 4. Aggiungiamo le gocce di cioccolato . Chiudiamo con il misurino e azioniamo i bimby per 10 secondi antiorario, velocità 3. Mettiamo la crema da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza d'arancia, la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e teniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e le facciamo montare per 5 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il latte, l'olio, la farina, il cacao, il lievito e il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 5. Versare il composto in una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata. Una volta versato il composto, versiamo adesso la crema di ricotta e gocce di cioccolato. Livelliamo bene e andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti. Dopodiché abbasseremo il forno a 150 gradi e continueremo la cottura per altri 15-18 minuti. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cacao e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.